La democrazia sceglie la realtà, il popolo sceglie la realtà, così come è successo in America con Trump. Quello che dico nel libro è che esiste un mondo reale, che è quello di Trump, e se vuole della Florida di Ron DeSantis, e poi c'è un mondo della percezione, che è quello della sinistra del PD, che è quello della California, e che è quello dell'Europa, dell'Unione Europea a trazione socialdemocratica. Allora, cosa succede? Che finalmente ci stiamo rendendo conto che questa realtà sta venendo fuori. E quali sono i punti di riferimento? C'è la California, come l'Unione Europea, dove ci sono i diritti civili, dove ci sono addirittura la Task Force Restoration, che vorrebbe dare, insomma, un compenso economico a tutti gli afroamericani per scusarsi del passato schiavismo e delle discriminazioni. Dove però c'è il Green Deal in California, così in Europa, dove però il kilowatt costa molto di più, c'è molta più criminalità, ci sono una tassazione notevolmente maggiore e tutti gli imprenditori che scappano perché non c'è la società dove la popolazione vuole vivere, non ci sono le condizioni. Poi c'è la Florida di DeSantis, che rappresenta il mondo di Trump, dove c'è una bassissima tassazione, dove si attirano i capitali per fare impresa, dove c'è una disoccupazione notevolmente inferiore rispetto alla California, dove la criminalità non esiste e dove l'immigrazione clandestina è notevolmente inferiore. Questo è il mondo reale, questo è il mondo che vogliono i cittadini ed ecco perché quando vanno a votare votano la realtà e non la percezione. Il mondo è cambiato il timoniere, non il vento, perché il bravo timoniere fa vela a tutti i venti.